Festa di Santa Maria Maddalena. Nell'incontro tra Gesù e Maria troviamo la scelta di affidarsi totalmente al Signore e di riconoscerlo nel momento in cui ci sentiamo chiamati per nome. Dal Vangelo secondo Giovanni. Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Siamo nella mattina del terzo giorno. Maria Maddalena vorrebbe visitare la tomba di Gesù, ma trovando la pietra ribaltata, fugge via. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria cerca aiuto. Pietro e Giovanni andranno di corsa al sepolcro. Ripensano a quanto Gesù gli aveva detto, ma senza incontrarlo tornano al cenacolo. Al sepolcro rimane Maria Maddalena, sola con il suo dolore. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Maria rimane all'ingresso, vede il sepolcro vuoto. Neppure una visione di angeli la consola. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Vuole un corpo da piangere. Si dispera e nulla potrebbe consolarla. Quanto profondo può diventare il dolore umano? Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Gesù stesso la interroga, ma le lacrime e il dolore rendono cieco la sua mente e il suo cuore. «E tu, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Riconosce Gesù solo perché chiamata per nome. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Salendo al Padre, Cristo apparterrà a tutti e noi saremo suoi. Solo in Dio riposa l'anima mia. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Maria Maddalena, grazie al suo dolore, diventa apostola degli apostoli. Custodisco oggi in me la gioia di essere chiamato per nome da Gesù.